Ciao a tutti ragazzi, sono Dan e benvenuti nella 821esima puntata di Euro Truck Simulator 2. Ok, mi sembrava che non aver l'audio. Allora, siamo qui col nostro Scania, che bello che possiamo avere un cambio sincronizzato. Non mi sembra quasi neanche vero. Allora, dobbiamo andare. Dove dobbiamo andare? Non lo so neanche io. A Pila. Ah, giusto. Dobbiamo andare. Questo è il rimorchio sterzante, né? Mi stava venendo il dubbio che non lo fosse. Mi incrostavo dappertutto. Perfetto. Allora, cosa dire? Devo cercare, ragazzi, di togliere qualche mod. Voglio proprio una cosa che voglio fare, perché giocare ad American Truck senza nessun piccolo laghettino, la mappa, tutto il caricamento che da quando schiaccio sull'icona di American Truck a quando gioco passano tipo 10 secondi. È una cosa troppo che mi piace troppo e quindi voglio avere anche su Euro Truck. Purtroppo non lo potrò mai avere perché solo la Pro Mod rende ciò impossibile. E anche il mio budget, che non posso comprarmi un i9 con 64 GB di RAM, 2 4 1080 Ti in Sly. Tu ti fermi o no? Non me lo rende possibile, quindi voglio togliere qualche mod. Delle mod sicuramente inutili. Ho tante skin che, anche se dici, cos'è la skin che pesa? Alcune skin che vengono chiuse bene riescono a pesare qualche kilobyte, poi sono 20 mega più o meno. Quelli magari in 4K un po' di più, comunque sembrano poco, ma io devo avere centinaia di skin su Euro Truck, o comunque decine e decine e decine, dozzine di skin. E non sembra, ma già avere 10 skin sono 200 mega. 200 mega non lo pesa neanche RJL, pesa, mi sembra, di meno. Comunque sono tantissimi 200 mega. Non sembra, però rende ciò molto pesante. Quindi, per esempio, ho messo in pausa, ho fatto F1 invece che esca. Prendiamo lo scanner di RJL. Uno così a caso. Cioè, uno così a caso, quello che credo di avere più skin. Devo trovare molte skin per i Volvo perché ultimamente mi stanno piacendo i Volvo e quindi voglio cercare delle skin per i Volvo. Ora, prendiamo qui, prendiamone una a caso. Ok, questa. Quando mai userò questa skin che è bianca? Ma metti che forse ho azzeccato l'unica che potrò usare. Prendiamo un'altra a caso, fammene trovare una. Quello lì è un pack che lo uso spesso. Tonerud. Lo Scania Tonerud l'ho già fatto, non credo di ripeterlo. Quindi, boh, o comunque ce ne sono un sacco. Tipo questa qui è di base. Cioè, di base, fa un po' schifo. Tenden, lo sapete che mi piace. Questa qua non l'ho mai usata e mai la userò perché non mi piace. Questa l'ho già usata per fare lo Scania, quello di trasporti eccezionali, e quindi non la userò più. Green Power, sì, questa mi piace. Anstorm, questa l'ho già usata e non la userò mai più. Halen, questa qui. Sono sempre quelle skin che adesso riguardandole dici, ok, un giorno la userò perché mi piace come skin, però non la userò mai. Napolitrans, queste qui volevo farle già più di un anno fa, non le ho mai fatte. North Queen, questa qui l'ho già usata. North Star non la userò mai perché il rosso non mi piace. Questa non la userò mai. Questa potrei usarla perché mi piace le linee. Questa potrei usarla. Questa non la userò mai perché è nera. Questa arancione nemmeno, oramai le conosco a memoria. Super Vabis non la userò mai. Sodertalia l'ho già usata e questa qui mi piace molto. BRM Logistica, questa qui è un'edizione limitata che ho la skin per avere degli accessori che a dire il vero non mi servono. Crown Edition ne ho già fatti. Cracked anche questa, boh. PVT, RSJ, vabbè, un giorno la farò perché questa qui sono i camion in realtà che mi piacciono di più con questo colore. Daytona, queste qui, anche questi sarebbero un po' per i trasporti eccezionali, però magari un giorno la faremo. Donner non la userò mai. Giorgio, sì, questa voglio farla. Sicuramente è già tantissimo che ci addocchio per farla. Veneto Express, mi piace il suo camion e tutto, però non ci sono gli elementi realistici per farla. Cioè, mancano un sacco di cose per farlo realistico, quindi non la userò mai. Questo è un pack che uso spesso. Questo qui, Hawk Double, l'ho usato una volta, non lo userò mai più. Vabbè, Red Beauty, sì, perché l'ho fatto ancora un'ultima volta, un'idea su questo camion.
Questa non la userò mai. Poi cos'altro abbiamo? Bluestream, vabbè, lo conoscete. Imperial, potrei farla perché ho tante mod per l'Imperial. Crown Edition lo faccio spesso. Questo qui l'ho messa, non mi ricordo neanche quando l'ho messa. Atelier, anche questo l'ho messa 3-4 anni fa, mai usata. Black Amber, credo non lo farò mai. Blue Shark l'ho già fatto. Dark Diamond, idem. Questa è la mia personale. Scusate l'interruzione, stavo dicendo questa è la mia, questa anche questa c'è un sacco di tempo comunque. Scavidania cos'è? Ah, bella. Oltretutto io devo vedere che ho appena messo in pausa il video quanto ho fatto di video perché sennò poi me ne dimentico che okay, ho fatto. Che schifezza che da Windows 10 non puoi più vedere. Sono 6 minuti. No, sì, siamo sicuri? Sì, 5 minuti e 29. Che schifezza che da Windows 10 non puoi più vedere solo selezionando il file. Piano. Quanto dura? Su Windows 7 si poteva, per questo io ho sempre preferito Windows 7. Ora che uso Windows 10 mi sono bene abituato. Qui siamo a Trelleborg? Mi sembra di sì. Ah, giusto, c'è una via. Sì, siamo a Trelleborg. Allora, ciao. Rallenta perché è una parte un pochino brutta questa. C'è un po' di discesa. Windows 7 secondo me è più comodo se ci devi lavorare, diciamo, per fare cose così è più comodo. Perché Windows 10 è bello, ha anche lui le sue comodità, però Windows 7 secondo me è meglio. Ora vi dico, mi sono abituato a Windows 10, quindi ho l'abitudine. Però quando avevo cambiato non mi ci trovo. Questa è una cosa che io poi non ho mai digerito. Che devo fare tasto destro, proprietà, dettagli. E che ho Windows 10 Pro, Non è che ho Windows 10 qualche versione da poco. Ma io devo scaricare. Qui devo prendere il traghetto. Dove devo prendere il traghetto? Giusto, tra le Polchine Svezia, devo andare in Polonia. Oh, perché era tanto brutto leggere quanto durava il video? Però vabbè, hanno deciso così gli ingegneri della Microsoft, facciamoli fare. Ma Ronne no, Port Swinouf, credo di sì, Rostock no. Swinojuscie, capito? Vediamo se riusciamo a fare 14 minuti e 31 di puntata esatti. Cioè 14 minuti per la seconda parte. Dato che la prima è venuta a 5 minuti e 29, no, sì, 5 minuti e 29. Dove in 5 minuti e 28 ho fatto vedere solo skin, praticamente. Comunque sì, voglio mettermi a fare un po' di pulizia. Ho messo, non è tanto che ho scaricato tantissime mod, ho messo Duff, mod, Iveco, mod, tutte mod. Ora voglio toglierle. Perché sì, le scarichi, ma non le fai mai. Scaricate, ma non credo le userò mai. Beh, ora toglimi pure i fari. Ci ho messo quelli streamline, cosa che non mi ricordavo che fari ci avessi messo. Allora le luci possiamo tenerle spente, che abbiamo di running light, di time running light, più o meno mezzo spente, però le abbiamo. Qua mi ricordo di esserci venuto a questo porto quando ci avevo. Ah no, pensavo di dover girare qui, dicevo, come ci giro qua con il rimorchio strozzante? Mi ricordo di esserci venuto quando avevo il cambio sequenziale, avevo provato a inventarmi il cambio sequenziale che volendo posso farlo anche adesso, Mettevo due elastici sul G27 e mi sembra che lui ti faccia andare di là, ma da quello che mi ricordo di là sei contromano. Quindi non ci andrò infatti, di là c'è contromano, io andrò di qua. Ecco qui hanno fatto l'incidente. E appunto era sequenziale la prima volta e non mi ci trovavo per niente. Finalmente hanno bloccato gli assi perché vederli girare dalla parte opposta era un po' brutto. Fatemi infilare qualcuno. Oh, ti fermi. Va bene che ti ho tagliato la strada, però potresti anche farmi passare. Hai un DAF, non hai mica.
uno Scania S tappato. S, o rigorosamente S450. Bello sto V8 due assi, ho sbagliato il tasto. Vabbè, rosso. International Cargo. Chissà da dove ne viene questo International. Targato Polonia, passato primo. Oh, ci vogliamo fermare, Scania? Che gli andiamo contro, sta... Non gli sono mica andato contro. No, spazio. Cosa gli sono andato contro? Non partivo. Che no. Pare che questo ci è passato col rosso, credo. Comunque col giallo, molto giallo. Cosa guardare dentro il nostro Scania G? Niente. Mi piace un po' il G. È una via di mezzo tra il R. E non è che mi piace, perché non ha niente di speciale. Però mi piace usarlo. Ogni tanto qualche G, quando c'era la mod per RJL, lo facevo. Perché aveva quel... Mi dà l'idea che sia... Quando... Se lo fai hai glide. Ora vi faccio magari notare questa cosa. Io te... L'albero da... Allora! Senti, facciamo modalità fotografica. Che faccio prima? Se lo fate ai gla, io vabbè ora ci ho messo lo spoiler alto, una cosa differente, togli la sfocatura. Mi dà l'idea che sia un molto rotondo, ci mettete questo così mezzo rotondo, essendo un pochettino più basso. Lui parte ed è grosso modo rotondo, cioè non, mi dà quest'idea che l'R non me lo dà. Che sia molto più arrotondato. E se potete vedere che mi piacciono i camion arrotondati, potete ben capire perché non mi piace lo Scania S. Perché è squadrato, è un quadrato, è un cubo, una lavatrice, un frigorifero di quelli americani. Americani. Quelli che hanno tipo due maniglie che ti fanno il ghiaccio da una parte. Ma cos'è? Ah, un treno. Infatti stavo dicendo, ma chi è questo? Allora ce lo portiamo avanti fino... Ah no, anzi, ce lo portiamo avanti fin dove andiamo. No, 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 viva di là e noi nemmeno qua. Belli sti rimorchi. Fanno tanto stile Norvegia. Gdansk. Noi non dobbiamo andare a Gdansk, che c'è l'altro porto. Piano che qui c'è un arrotondo visto il GPS. Sì, questo GPS mette meno in risalto forse i... Ah, me lo sono addirittura fatto spegnere, wow. Che bravo autista che sono. Mette meno in risalto i particolari. Io ho una paura quando vado col rimorchio sterzante. Ho paura di tirarmi dietro qualche altra cosa, sempre. Perché non sai mai come girerà. Cioè, gira troppo. Esce troppo col culo del rimorchio. E a me sta cosa non piace perché non riesco bene a vederlo poi. Ma metti che sei in una curva, non riesci a... Se lo sai che dici... Come il semirimorchio normale. Se tu lo sai, dici ok, fa così. E... Più o meno uscirà quanto esce. Un metro? Un metro e mezzo, anche 2 metri magari. Dipende da dove è gli assi, dipende un po' da diverse cose. Ce la facciamo! E quindi non ci stai neanche a far caso, per esempio, fate conto che la riga bianca sia un muro, devo fare una curva di 90 gradi a destra, non mi tengo così contro il muro, con lo specchio, perché lo so che... Se giro poi il rimorchio mi esce col semirimorchio, con questo tipo di rimorchio. Io probabilmente se il muro fosse il guardrail, io devo fare una curva di 90 gradi secca. Cioè devo girare tutto lo sterzo a sinistra per fare una curva secca. E probabilmente vado a toccare il guardrail. Sì, scendiamo anche sotto i 40 tranquillamente. Cosa c'è davanti? Cosa c'è? Il limite è a 70, non riusciamo ad andare.
No. Mettiamo tutto a destra. C'è quel padre che non posa. Si è fermato addirittura. Boh, allora io sono pronto. Dai Scania, sviluppa tutti i tuoi 450 cavalli. No, ho cambiato una mezza che non dovevo. Ho fatto un consumo di carburante. Bene, vediamo un po' quanto consumo adesso. 35,6. E la mia andatura è. Io ho il piede molto pesante, lo ammetto. Quindi io consumo tantissimo. In realtà no, in realtà come sapete consumo molto poco. No, come sapete, l'ho già detto diverse volte che i miei consumi. Ora vi faccio fare. Dai, siamo andati finora dietro ai 40 all'ora, 30 all'ora. Adesso aspettate un attimo che supero ancora questo. Ora io devo uscire qua. No, io devo uscire. Ok, allora vi faccio passare. Guardate, sono bravo, vi faccio passare. Spero che questo non debba uscire, così posso infilarmi qua. Perfetto. Cosa stavo dicendo? Sì, in realtà riesco a fare consumi molto contenuti, è vero. Su Eurotrack no. Su Eurotrack non sono neanche capace a guidare come guido bene in realtà. Cioè, guido bene. In realtà è molto più facile tenere l'acceleratore tenendo la stessa distanza del veicolo davanti. Nel gioco, oh, è molto più diverso. Non riesco a rendermene bene conto. Vedete, ora qui per fare questa curva io mi tengo più al centro della strada perché è pericoloso stare più a destra, perché rischio di portarmi via tutto. È che se questo deve togliere la freccia, se no questo. Ok, va bene, vado io. Se qui doveva girare un camion. Oh, ti decidi. Vedete quanto va in là? Vabbè, io sono andato anche perché ho girato troppo anch'io, sono andato anche se però sì. Ok, Pita, quanto manca Pita? 1 ora e 36. Ho ancora qualche minuto di video da fare. Qua stanno distruggendo la strada, cosa faranno una o due corserie? O forse vogliono fare una specie di altra autostrada. Cioè, sembra di sì. Sì, sembra di sì. Quelle che sollevano i container qua non so cosa se ne possono fare. Lo sorpassiamo, dai, sto qua. Con questi Vega che ho già scartavetrato prima. I gasoli ne abbiamo, giusto perché consumiamo poco. Eh no, il semaforo. Un po' vedere dalla mappa grande quando devo girare io. Eurotrack? Grazie. È la miseria. Pensavo di essere in questa città che dovevo girare. Fatto una brutta frenatissima. Ho fatto una frenata pazzesca. Un po' perché non uso di retarder né di freno motore. Che è sbagliato. Proviamo G450 contro. Eh no, non vale. Quello lì credo che come minimo fosse stato un 4,60. È difficile vedere degli stradali più bassi. Ci sono i 4,30 vecchi. 4,30 so che ci sono. Mi ricorda molto. La polizia dall'altra parte che mi fa la multa mi mancava. Mi ricorda molto Scania Truck Driving Simulator, questa città a cui sono appena passato dentro. Anche tu perché. Non me lo ricordo. Poi Scania Truck Driving. Adesso faccio un po' di momento ricordi. Io mi ricordo Montagne Verdi. No, a parte gli scherzi. Mi ricordo Truck and Trailers. Era un gioco dove dovevi parcheggiare i rimorchi. L'abilità stava tutta nel parcheggiare i rimorchi. Il gioco. No, cioè, non ti bloccare la registrazione che mi arrabbio. E quindi non potevi girare tanto. Forse non mi ricordo se avevi. Forse potevi anche sceglierli i camion. Non mi ricordo. Proprio davvero non mi ricordo. Mi ricordo che dovevi solo parcheggiare. Solo parcheggi potevi fare.
Ed era più complicato che su Eurotrack, se non mi sbaglio. Sì, beh, sicuramente. E io avevo scaricato una mod che praticamente ti apriva le strade chiuse. E tipo, forse facevo una strada infinitamente dritta. Comunque, tu potevi guidare il camion, goderti il camion fino a che volevi. E quello era l'inizio di Euro Truck Simulator 2, diciamo così, perché poi c'è stato Scania Truck Driving, che grosso modo è sempre su quella falsariga lì. Avevano gli specchi molto più belli, erano molto più realistici rispetto al primo Euro Truck o agli altri giochi come era l'altro, German Truck o UK Truck. E appunto Scania Truck Driving, quanto tempo ci ho giocato a quel gioco? Sembra l'ultima versione fosse la 1.5, punto qualcosa. Sarà già tanto. Cavolo, sei tanto. Sarà 3 anni, almeno 3 anni, 4 anni. Non mi sembra tanto che ci giocavo. Però sono tanti anni. E lì dovevi fare solo consegne easy, praticamente tu agganciavi e sganciavi da una parte all'altra della città, era abbastanza easy appunto come gioco. Non dovevi fare caricamenti strani, questo cosa sta facendo? Non dovevi fare caricamenti del gioco strani, potevi fare le patenti di guida, vedere se riuscivi a prendere le patenti, che poi era un esame di guida. Oppure guide pericolose su strade difficili, cioè guide pericolose. Forse si chiamavano davvero guida pericolosa, però alcune versioni sì erano pericolose perché tipo la prima era la strada della morte, quella là in Medio Oriente, da quelle parti di là, che c'era. Ma dai, Eurotruck, su, non mi far arrabbiare. Tra questo che suona, tu che ti blocchi ogni secondo. Niente, non ne vuole sapere di andare. Mi va già bene che abbiamo finito la puntata. Che se andavi giù era un casino. Ed era molto pericoloso. Se no ce n'erano altre che erano abbastanza più semplici. Però erano comunque sempre manovre da fare. Tutte manovre. Tutte manovre. E dobbiamo andare a scaricare alla Pass. Wow. Credo ce l'avevo. Non sei mai entrato così velocemente in un'azienda. Ok. Ora, finita questa puntata, mi metterò un po' più su Eurotruck. Toglierò un po' di mod, appunto, come dicevo all'inizio della puntata. Che brutto sto terreno. Non ho una mod per il terreno nelle aziende che me lo rende più reale. Mi sembra tanto un finto sto terreno. Bene ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per la visione. Ci siamo guadagnati anche questi. Quanti erano? 34, 31. 31.000 euro. Da bene tutto. Ciao a tutti.